just gonna wait. Scaraway, 10 minuti alle 3 in diretta dagli studi di Asganaville, in una località non precisata, non c'è su Google Maps, esatto. Non andate a cercarla. Non abbiamo scelto un paradiso fiscale, ma un posto dove si paga ancora di più, cioè siamo così avanti. Nonostante questo rimaniamo il programma top di gamba. Allora, adesso vogliamo fare una cosa un po' particolare, un po' inconsueta. Diciamo che è un po' un blocco scacciafiga. Allora, ci avete presente il disco di Deadmau5, quello tutto dolce dolce che gira in questi giorni in radio? Questa canzone è bellissima. Beh, sentiamolo un pezzettino. A me quando sento sta canzone mi sembra di giovedì. Sentirti cantare. Sembra venerdì, mi sembra di volare. Addirittura. Siccome siamo cinque pazzi, sì, sclerotici, abbiamo deciso. Tu sei più pazzo. Io sì, io sì, tutti sì, di tutti. Ma Fabio è pazzo. Fabio è pazzo, è un po' autistico. Abbiamo deciso di prendere questa canzone del signor Deadmau5, Topo Morto, uh-huh, e sì, di smontarla pezzo per pezzo per farvi capire, farvi ascoltare come viene composto un disco di grande successo come questo. Per farvi capire a voi o a noi? A voi e a chi ci sta ascoltando. Se qualcuno ci sta ascoltando. Il via a tutti. A via a voi. A okay, tutti quanti. No, anche perché questo partendo dal simpatico episodio di come è nata la canzone, che certo, lui stava suonando a casa sua in streaming, che tutti i fans lo ascoltavano, che un fan gli ha mandato la voce e poi è nata la canzone, cioè è una cosa che ci ha talmente affascinato che abbiamo voluto condividere questo momento con voi. Ti sei autostrecciato. Dai, facciamo in fretta, allora, che devo leggere un libro. Allora, come nasce la canzone? Allora, il signor Deadmau5 stava lì davanti al suo pianoforte e gli è venuto in mente questo giro. Se io avessi le mani saresti un uomo. No, se sapessi suonare con se avessi il pollice opponibile inventerei qualcosa. E il giro gli piaceva e ha deciso di metterci sopra una traccia di archi. Sentiamola un po' meglio. Questi sono dei violini. È tutta roba sintetica qui. Sì, sì, non c'è niente di naturale, non è musica, diciamo, suonata, è solo elettronica. Chimica. È musica chimica. Ma mi vuoi dire che adesso puoi mettere tipo i violini e il pianoforte? Sì, sì, dagli 80. Insieme. Questi sono insieme. Ah, storia. Sì. Così potrebbe essere un pezzo di musica classica alla fine. Bello, sì, così. Bello. Però bisogna piacerci ai giovani. Sì. E allora ci vuole un pelo di cassa. Sì. E quindi Deadmau5 ci ha buttato pure la cassa. Via, l'S lunga, via, bello. Cassa. 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 Bello. Così, bello, al ritmo. Però non è accattivante come suoni. Siamo a tre suoni? Siamo a tre suoni, ma Deadmau5 vuole di più. Sì. Vuole un suono elettronico che coinvolga la gente, che la faccia commuovere. Allora suona questo. Beh, questo è il cuore della canzone. Sì, bom, sì. L'umore. Il cuore batte insieme a tutto il resto, senti, È un loop, Senti? Cioè, ma stiamo accendendo e spegnendolo le tracce? Sì. Figo. Poi, siccome è un po' vuota, senti che è un po' vuota, non respira tanto il disco, il signor Deadmau5 ha deciso di prendere degli altri archi, metterli un po' più bassi e riempire la canzone sotto. Senti qua, senti. Sì. Vedi i violoncelli? Quindi archi a manetta, cioè tipo tiro le. Sì, tiro la fune le Olimpiadi. Sì, certo. Sì. Però non suonano, non li senti tanto, ma nella canzone poi si impassano bene, senti. Sai che se lo sa Deadmau5 che stiamo facendo sta roba ci prende a schiaffi con le orecchie? Ma non è ancora finita! Perché per fare un pezzo un po' ballereccio ci vuole anche qualcosa di ritmico, qualcosa di arpeggiato. A me lo dici, ma scherzo. Ciao, sono Albertino, sono DJ Paletto. E allora il buon Topo Morto si è tolto la testa da topo, ha preso questo suonino sintetico e ha cominciato a fare un piccolo arpeggio ritmico. Mai fidarsi dei topi, Senti qua. Ah, vacanze di Natale 85. Molto natalizio, però messo insieme a tutto il resto, senti come suona. Senti, tutte le tracce insieme piano piano. Che bello, sì. Bello, bello. E alla fine aggiungi una cosa. Sì, ma ce la fai sentire sta canzone o. Aggiungi una cosa, aggiungi l'altra. Il signor Deadmau5 ha fatto The Welt. Allora, ci volevano 5 minuti per presentarla?